ragazzi, bentornati su Prophecy Tech by Next Hardware. Oggi parliamo un pochino di questo Corsair A500. Era da tantissimo tempo che Corsair non proponeva un dissipatore per CPU, ovviamente ad aria. Praticamente 10 anni, infatti molti di voi non se lo ricorderanno, non l'hanno proprio mai saputo, ma nel 2010 lanciò due dissipatori a singola torre, la 50 e la 70, dopodiché successivamente solo sistemi a liquido. Quest'anno ci riprova con questo A500. Ci sono delle scelte che ha fatto Corsair su questo, per quanto riguarda questo prodotto, che non ho capito, diciamo che non mi ha convinto particolarmente, ma adesso ci arriviamo. Trovate in descrizione il link alla recensione scritta sul portale, con i test fatti come al solito con il simulatore di carico. Sto cercando anch'io di organizzarmi per portarvi prossimamente i test fatti con lo stesso sistema, perché secondo me è il modo giusto per trattare in maniera professionale i sistemi di dissipazione. Ok, iniziamo col dire che la 500 si propone come un dissipatore di fascia alta, infatti il prezzo al momento è di 99,90 euro, al pari di top di gamma come ad esempio l'NHD15 di Noctua o l'Assassin 3 di Deepcool, ed è un bel bestione, ve ne sarete già accorti. Il corpo lamellare è bello grande ed è equipaggiato con due ventole da 120 mm che sono le Corsair ML120, le stesse che abbiamo già visto implementate sui radiatori di alcuni dissipatori a liquido sempre proposti dall'azienda stessa. E la particolarità è che non si fissano al corpo lamellare con i soliti ganci, con le solite clip, ma sono installate su un supporto che scorrendo su due binari in plastica può essere facilmente spostato in alto e in basso. Fighissima questa cosa, che ci permette di regolare in modo molto pratico la ventola, le due ventole in altezza, o di rimuoverle del tutto. E a proposito, non avrete problemi con moduli di RAM a profilo standard, quindi non siete obbligati ad utilizzare i low profile. Sulla parte superiore c'è questa cover magnetica in alluminio, molto bella esteticamente. Togliendola si ha accesso alle due viti per il montaggio, e per quanto riguarda le heat pipe sono 4 in tutto, il rame e di tipo direct contact. 4 sono un po' pochine, siamo abituati francamente a vederne di più sulle soluzioni di fascia alta, 6, 7, anche il fatto che siano direct contact, ovvero a diretto contatto con l'IHS, è particolare. Di solito i dissipatori di un certo calibro prevedono un'ulteriore base in rame. L'installazione è semplicissima, è compatibile con praticamente tutti i socket di Intel e di AMD, ad eccezione del TR4 per i Threadripper. Tra l'altro lo tirate fuori dalla scatola già tutto assemblato, pronto all'uso, diciamo. Io l'ho installato in 5 minuti nemmeno, seguendo le istruzioni, sulla mia ROG Strix X570e Gaming, quindi con socket AM4, e oltretutto ho notato che il sistema di montaggio su AM4 è praticamente identico a quello utilizzato da Noctua. Prima di mostrarvi qualche numero, vi dico che il dissipatore ha già la pasta termica preapplicata, e in dotazione comunque vi viene fornita una siringa di XTM50. Ad ogni modo, io l'ho rimossa e ho utilizzato l'MX4 di Arctic. Sì, al momento ho terminato l'NH2 di Noctua. Ok, ho messo alla prova la 500 insieme all'NHD15 Chromax Black e al Castle 240X di Deepcool, tanto per avere un paio di riferimenti, con un Ryzen 9 3900X. Non vi fate spaventare da questi numeri, perché intanto il 3900X, quando lo portate su tutti i core ad una certa frequenza, scalda parecchio. E poi AIDA 64 in FPU è un test davvero tosto per la CPU, ed è praticamente impossibile che poi nella vita reale, diciamo, con le applicazioni normali troviate un carico simile. Tenete anche conto però che i test sono stati effettuati con i componenti sul banchetto, quindi se poi li spostiamo all'interno di un case abbiamo di solito qualche o diversi gradi in più a seconda poi del case. Ad ogni modo, la 500 riesce a tenere botta senza grossi problemi. Ho ottenuto gli stessi gradi che ho avuto con il D15 di Noctua, ma il vero punto debole di questo dissipatore riguarda l'impatto acustico. Con un test del genere, che porta a pieno regime le due ventole che raggiungono, toccano i 2400 RPM, questo A500 inizia a fare un casino boia. Non che gli altri in queste condizioni siano silenziosi, ci mancherebbe, ma comunque, se andate a leggere tutte le varie recensioni sul web che trovate su questo dissipatore, vedrete che è mediamente più rumoroso degli altri modelli dissipatori buoni sulla stessa fascia
di prezzo. E adesso vi faccio sentire anche un piccolo test registrato direttamente con il microfono, così vi fate un'idea. Naturalmente, ripeto ancora, questo è un test abbastanza al limite, non è che il dissipatore lavora sempre così, normalmente avete un carico decisamente più basso, quindi temperature più basse e anche un livello di rumorosità più contenuto, però questo è. Il punto è che l'idea di utilizzare delle ventole da 120 mm ha poco senso se poi alla fine le dimensioni complessive del dissipatore sono più o meno quelle di un Noctua D15 o di un Assassin 3, che invece utilizzano ventole da 14, da 140 mm. Quindi di base sono avvantaggiati sul piano temperature, rumorosità. Avrei preferito a questo punto un sistema più compatto che si diversificasse un pochino, che fornisse buone prestazioni ma con delle dimensioni più contenute. Quindi, tirando le somme, è bellissimo esteticamente, almeno per quanto mi riguarda, è molto figo. Il sistema di montaggio delle ventole è interessante, è pratico e anche l'installazione è super easy, ma a 100 euro non è molto competitivo. Come già detto, se ho 100 euro da spendere, guardo alle prestazioni, e per prestazioni intendo tutto, cioè nella parola prestazioni includo sia i gradi, la temperatura che ottengo sotto carico, che l'impatto acustico. Come già detto, ci sono soluzioni migliori come quelle che ho citato, a meno che non sono un appassionato, un fan di Corsair e voglio realizzare una build tutta Corsair, no? Ma allora questo è un altro discorso. È vero, è andata a colmare un buco, perché se io sono un appassionato del brand e punto ad un sistema d'aria, fino ad ora non avevo niente a disposizione sul mercato, però poteva fare molto di più Corsair, visto quanto fa di buono per quanto riguarda invece ad esempio i sistemi a liquido. Fatemi sapere cosa ne pensate, sono curioso, lasciate un bel commento e anche un bel like se questo video vi è piaciuto. E niente, noi ci vediamo al prossimo.